Allora, ringrazio FOIV per questo invito. Sono venuta la prima volta l'anno scorso all'assemblea e abbiamo avuto l'occasione per poter raccontare le infrastrutture e i trasporti della Regione Veneto. Oggi di fatto è stata l'occasione per dare gli aggiornamenti e per dire che cosa è cambiato in termini di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture. Sicuramente ci sono delle grandi novità. Sapete che la settimana scorsa abbiamo finalmente inaugurato tutta la pedemontana e aperto anche l'interconnessione con la Brescia-Padova e quindi tutto il territorio della Veneto e i flussi di traffico, gli spostamenti da est ad ovest hanno una grande infrastruttura che può dare loro delle risposte dalle imprese ai cittadini importanti. Sono stati avviati i lavori per il collegamento ferroviario all'aeroporto di Venezia che da cronoprogramma di RFI entro dicembre 2025 dovrebbero essere completati. Notizia anche di pochi giorni fa, è stata finanziata anche la Statale 12 a Verona e nei prossimi mesi partirà la gara d'appalto. È già in corso la realizzazione della progettazione esecutiva, in quanto già aggiudicato la realizzazione di un lotto funzionale della variante della SR10 nella bassa padovana tra Carceri e Borgo Veneto. Parliamo di progettazione della nuova Romea piuttosto che di progettazione della messa in sicurezza della Valsugana a nord di Bassano. Tanti gli interventi in corso, tante le novità. Ringrazio FOIV per l'opportunità di condividere l'operatività e tutto il lavoro che stiamo facendo come Regione Veneto.